Jerry Roman ricordò la conversazione che aveva avuto con Ned Speakley la sera che si era inaugurata la galleria, fermi in un angolo in ammirazione di un coloratissimo quadro astratto di Dubuffet, entrambi un po' euforici per i cocktail che Jerry aveva fatto preparare per l'occasione. Hai trovato proprio un bel posticino, Jerry. Sarei orgoglioso di fare una mostra qui. Posso prenotarti subito? Oh, direi di no, Jerry. Non ho abbastanza materiale per una personale. Però sto lavorando a un grosso pezzo che mi entusiasma abbastanza. Lo chiamerò Nam, che è il nome di un fiume della Thailandia, ma che, letto alla rovescia, è Man, uomo. È lo studio di un nudo maschile a grandezza naturale. Quando sarà finito, penso, rappresenterà tutto il processo evolutivo. Che materiale usi, creta o marmo? Per la verità, nessuno dei due. Per il Nam userò un nuovo tipo di materiale di cui ho sentito parlare recentemente. Diventa malleabile a una temperatura solo di poco superiore ai 38 gradi e può essere lavorato a circa 50 gradi. Penso che dia una lucentezza naturale al lavoro finito. Senti un po', Ned, non puoi finirlo entro 3 settimane. Ah, può darsi, perché? E ci sarà un concorso ad inviti con un buon premio. Qualcosa per dar lustro alla galleria, per farci un poco di pubblicità. Vorrei tanto che tu partecipassi col tuo Nam. Ne sarei ben lieto se fosse finito. A quanto ammonta il premio? 5.000 in contanti, oppure un buon acquisto pari a $10.000. Invitante. Per tutta la sera, Jerry Roman visse nella piacevole aspettativa del successo, sperando che quei personaggi ricchi ed influenti tornassero poi a comprare, così come ora erano venuti a bere e ad ammirare. Quella galleria era un'impresa rischiosa e Roman vi aveva speso fino all'ultimo centesimo. Più tardi si ritrovò di nuovo accanto a Ned Speakley. La faccia dello scultore tradiva l'effetto di tutti i cocktail che aveva ingurgitato. I folti capelli neri erano tutti arruffati e Jerry gli udì borbottare qualcosa a proposito della moglie. Come sta, Fran? Pensavo che stasera ti avrebbe accompagnato. Probabilmente adesso è con Carlton. La faccenda continua ancora? Sì, ma non per molto ormai. Uno di questi giorni io l'ammazzo. L'ammazzo. Due settimane dopo, Ned telefonò per annunciargli che stava per terminare la sua opera. Partiva per una settimana, qualche giorno, per riposarsi un poco, ma Fran si sarebbe preoccupata di consegnargli la statua. Due giorni dopo, Fran arrivò con il suo camioncino. Per Jerry, Fran Speakley era una donna veramente meravigliosa. Era alta, forte, sia fisicamente che spiritualmente, con una faccia aperta da ragazzo e degli occhi pensierosi profondi. Era una vera artista. E Jerry aveva spesso pensato che avrebbe potuto diventare una grande artista se solo non fosse stata tenuta costantemente nell'ombra dal marito scultore. Forse per questo, di tanto in tanto, cercava conforto fra le braccia di altri uomini. Fran, e la statua? È giù, pesa 1 tonnellata. Come stai, Fran? Insomma, non c'è male. Ma c'è qualcuno che possa dare una mano a scaricarla? Di là ci sono un paio di ragazzi, tu hai l'aria stanca. Lo sono. Lui se ne va, lascia a me tutta la fatica. Torna per lunedì, la sera della premiazione. Ho i miei dubbi. Ieri ha preso l'aereo per Montreal. Ha detto che conosce un posto dove la pesca in agosto è eccezionale. Quando ebbero portato in galleria la statua, Jerry schiodò le assi che la proteggevano e la scoprì. Ciò che vide quasi gli mozzò il fiato. Questo Nam era il capolavoro di Ned Speakley. La statua era alta 2 metri e sprigionava come un potere selvaggio. L'uomo nudo, tutto bianco e lucido, era immerso fino al ginocchio in quelle che erano delle onde appena accennate. Pareva lottasse contro un'invisibile forza misteriosa. Rappresentava l'essenza stessa dell'uomo primitivo. È sorprendente, meravigliosa, Fran. La cosa migliore che Ned abbia mai fatto. È buona, effettivamente.
Sono felice per lui. Devo trovarle una buona sistemazione, in modo che la giuria possa apprezzarne veramente le linee e la composizione. Beh, fammi sapere come va a finire, Jerry. Per Jerry Roman non fu affatto una sorpresa che la giuria premiasse il NAM col primo premio. Gli sembrava senz'altro il vincitore naturale, ed era il colmo della contentezza per il suo amico e per la galleria. La prima cosa che fece dopo la cerimonia fu di telefonare a Fran. Fran, scusa, ti ho svegliato. Oh. Abbiamo il vincitore, il primo premio. Oh, che meraviglia, Jerry. Ned sarà così contento. A proposito, sai dove posso trovarlo? Vorrei telefonargli. Oh, Dio, Jerry, devo andare a cercarlo. Uffa, non trovo le pantofole. Penso di averlo lasciato nella borsa che ho appoggiato ieri sera sul divanetto di Vini della veranda. Fece subito un telegramma, in modo che lo raggiungesse il mattino dopo. Poi tornò in galleria e rimase a lungo a guardare il NAM. Era ben sistemato, ma forse non nella luce migliore. Come vincitore del primo premio, la gente, entrando, non doveva vederlo subito. Dovevano incontrarlo dopo sul loro cammino, magari in un ambiente esterno, naturale, in cui potesse dispiegare tutta la sua potenza. Ecco, sì, doveva metterlo in giardino, dove sarebbe stato apprezzato in tutta la sua bellezza. La mattina dopo, il primo giorno di caldo veramente estivo, fece trasportare fuori la statua. Stranamente, da 3 giorni era in giardino e nessuno faceva commenti, nessuno si complimentava. Sorpreso, Jerry improvvisamente fece una strana scoperta mentre la sera di giovedì chiudeva la galleria. Quasi per caso, passando la mano sulla statua, notò una sorta di viscosità. Poi vide. Tutto il braccio destro della creazione di Ned Speakley cominciava a fondere. Jerry rimase orripilato. Ricordò troppo tardi quanto Ned aveva detto sull'effetto del calore sul nuovo materiale che aveva utilizzato. Negli ultimi 3 giorni la temperatura era sempre stata superiore ai 38 gradi e forse anche più in quel giardinetto racchiuso fra 4 mura, col sole sempre a picco. La plastica aveva semplicemente cominciato a sciogliersi. Jerry cercò di accertarsi delle dimensioni del danno e poi d'improvviso sentì sotto la superficie un'insospettata durezza. Una sorta di struttura all'interno della statua. Ebbe una specie di lampo. Si chinò per esaminare più da vicino la parte fusa. C'era qualcosa. Si raddrizzò. Il cuore gli batteva troppo forte. Non poteva essere. Eppure passò dall'altra parte della statua e avvicinò la fiamma del suo accendino alle dita dell'altra mano. In pochi secondi la superficie si fuse e seppe la temuta verità. L'opera di Ned Speakley, il vincitore del primo premio, nascondeva all'interno il cadavere d'un uomo. Jerry rimase a lungo accanto al telefono. Sapeva di dover chiamare la polizia e incominciò anche a comporre il numero, ma quella pubblicità avrebbe molto probabilmente rovinato la sua galleria e senza alcun dubbio avrebbe rovinato Ned Speakley. Già il cadavere era un brutto affare, ma averlo sepolto nella statua che aveva vinto addirittura il primo premio era peggio ancora. A un tratto, mentre 1000 pensieri gli attraversavano la mente, ricordò Carl Carton, il critico d'arte che non era intervenuto né all'inaugurazione né alla premiazione. In effetti, ora che ci pensava bene, erano settimane che non vedeva Carton, che il giornale non pubblicava i suoi articoli. L'improvviso sospetto lo indusse a chiamare subito la redazione del giornale. Gli risposero che non si era visto, pensavano che fosse ancora in vacanza. Lo avrebbe trovato fra una settimana. Tornò in giardino e rimase a lungo a osservare la statua, e nelle orecchie sentiva riecheggiare le parole che Ned aveva pronunciato l'ultima volta che si erano visti. Probabilmente adesso è con Carton, ma uno di questi giorni l'ammazzo. E poi era venuta la stessa Fran a consegnare la statua. Sapeva tutto. Aveva qualche sospetto? No, era impensabile. Tornò in ufficio e la chiamò al telefono. Qualsiasi iniziativa a quel punto era meglio di nulla. Pronto? Fran, scusa l'ora, sono Jerry Roman. Jerry, come stai? Come va la mostra? Bene, Fran, ma ho un piccolo problema. Ned è già tornato dal Canada? No, non ancora, perché... Anzi, stamane sul presto gli ho parlato al telefono, ha deciso di fermarsi là ancora un po'. Vuole tutti i costi che lo raggiunga. Pazienza.
Senti, Fran, io ho un piccolo problema con questa statua. Ah, cioè? Una mano è leggermente rovinata, niente di grave. Ma credo sia meglio toglierla dalla mostra affinché Ned non potrà risistemarla. Capisco. Sai, non voglio che questo capolavoro si rovini di più. Beh, verrò col camioncino allora, se tu mi puoi aiutare a caricarlo. Sì, sì, certo. E poi lo scaricheremo quando tornerà Ned. Benissimo. Vieni al più presto, Fran, in mattinata se ti è possibile. E va bene. Andò nel ripostiglio per cercare un vecchio lenzuolo, un panno, insomma qualcosa per coprire la statua. Poco dopo arrivò Fran sul suo furgoncino. Egli spinse fuori il Nam sistemato su un carrello e stava assicurando il gancio del piccolo montacarichi quando lei si avvicinò alla scultura avvolta nel lenzuolo. Voglio vedere il danno. I loro occhi si incontrarono per un istante e lui seppe che lei sapeva. Desidero restar fuori da questa storia, Fran. Già. Santo cielo, ma che cosa aveva in mente, Ned? Avrei potuto chiamare la polizia, sai? Avrei potuto chiamare la polizia! Devo portarlo via subito. Per favore, Jerry, aiutami a caricarla. Quando è che Ned torna? Penso che non tornerà più. Furono ben pochi i visitatori che notarono l'assenza del Nam e Jerry aveva già una scusa pronta. La settimana passò senza nessuna novità, ma sapeva che prima o poi si sarebbe parlato della sparizione di Carl Carton. Un lunedì erano passati 10 giorni da quando Franz Pickley era andata a riprendersi la statua, aprì il giornale e un brivido gli attraversò tutta la spina dorsale. C'era un articolo del critico, completo della piccola foto in cui era ritratto con un'espressione sorridente. Jerry Roman richiuse il giornale e si sedette. Non poteva essere Carton. Gli uomini non tornano mai dal regno dei morti. Evidentemente qualcun altro al giornale scriveva e firmava col suo nome. Si recò subito alla redazione. C'era. Carton era là. Un uomo dall'aspetto così innocuo. Sollevò lo sguardo dalla scrivania sentendo entrare Jerry. Ehi, Roman! Mi dispiace di essermi perso l'inaugurazione. Anche a me è dispiaciuto, Carton. Ero in vacanza in Canada. Per forza doveva trovarsi in Canada. Qualcuno doveva pure essere là per ricevere il telegramma. Lei è Laura? Lei chi? Là dove? Franz Pickley. È in Canada adesso? E io come faccio a saperlo? Ma di che cosa parli, Roman? A proposito, ho sentito che Ned ha vinto il primo premio nella tua galleria. C'è stato un errore. Il premio doveva essere assegnato a Fran. Oppure anche tu l'hai aiutata? Non capisco di cosa stai parlando. E io invece credo di sì. Ned, come tu ben sai, non poteva terminare il Nam perché ci sta dentro. Ma tu sei pazzo. No, non credo proprio. Avevo dimenticato che Fran è un ottimo artista, molto meglio di suo marito, ed è dimostrato. Non credo che un'opera di Ned avrebbe mai saputo sprigionare tanta potenza. L'hai detto a qualcun altro? No, non ancora. Sarebbe saggio non farlo. Sai se Fran l'ha distrutta? È l'opera migliore che abbia mai fatto. Meglio di quanto Ned stesso avrebbe mai sognato di fare. E lei questo lo sa. Pensi che possa decidersi a distruggerla e a ricominciare da capo? Fuori di qui, Roman. Non voglio sentire discorsi del genere. Immagino che se la polizia andasse ora da lei, troverebbe ancora la statua e con Ned ancora dentro. Ma insomma, che cosa vuoi? Del denaro? No, io... $10,000. Ti dirò cosa voglio. Se Fran riesce a sistemare quelle mani, rivoglio la statua per la mia galleria. Abbiamo trasmesso Il Nam di Edward D. Hodge con Stefano Corsi, Claudio De Angelis, Anna Nogara, Giancarlo Prati. Regia di Ida Basignano.